Della rivista online Salute Internazionale. Allora, considerando l'invecchiamento della popolazione, che sarà una grossa sfida per il futuro in termini di salute e di spesa sanitaria, a suo avviso il sistema sanitario nazionale sarà in grado di farcelo da solo? E questo ovviamente in termini specialmente di cura e di spesa sanitaria anche, oppure dovrà ricorrere alla riorganizzazione, all'aiuto del secondo pilastro, considerando anche tutte le necessarie riorganizzazioni delle cure territoriali. Allora, devo dire che avendo sentito qualche stimolo che arrivava da altri oratori, in particolare dalla Bindi, prima di entrare su questo tema volevo dire due cose riguardo per esempio al fatto che la Bindi si trovava fianco a fianco con Di Lorenzo a celebrare appunto i 40 anni. E capisco il suo imbarazzo a trovarsi accanto a Di Lorenzo. E dobbiamo ricordarci a questo proposito che la legge 502 che appunto varò il ministro nel 1992 all'articolo 9 prevedeva un articolo che avrebbe avuto, se poi effettivamente realizzato, scardinato completamente il servizio sanitario nazionale, perché introduceva la possibilità di optare per forme alternative di assistenza che si basavano giusto appunto su delle mutue private che potevano essere scelte dal cittadino al posto dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Va ricordato che in quel momento questa proposta trovò, diciamo, il supporto anche dei sindacati e quindi certe, diciamo, simpatie dei sindacati per forme simili mutualistiche si spiegano con un po' di storia passata. E ci volle il governo successivo, perché il governo di Lorenzo, in cui c'era Di Lorenzo, c'era Amato come presidente del Consiglio, il governo successivo, presidente Ciampi, ministro della Sanità Garavaglia, cancellò quell'articolo 9 e lo sostituì con un altro articolo 9 che non prevedeva questo tipo di approccio. Quindi capisco bene come la Bindi fosse imbarazzata a trovarsi accanto di Lorenzo, che sicuramente puntava a superare il Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro Di Lorenzo apparteneva al Partito Liberale, dunque era l'unico partito che votò contro la legge 833. E è stato citato anche Renzi. Io ho seguito da Fiorentino le sue posizioni riguardo alla sanità. Nella mozione delle primarie, le prime primarie in cui si scontrò con Bersani e poi le perse, c'era un piccolo capitoletto dedicato alla sanità che iniziava così: il terzo settore deve diventare il primo. Il terzo settore deve diventare il primo e infatti in Toscana in questi ultimi anni abbiamo assistito a uno sviluppo abnorme del terzo settore che in larga parte ha sostituito il primo, perlomeno in alcuni settori, quello delle attività diagnostiche e specialistiche. Allora, ora molto brevemente cerco di rispondere alla sua domanda. Allora, la cornice concettuale su cui si basa tutta questa faccenda della sanità integrativa e del welfare aziendale è quello che ci sono troppe liste d'attesa, tempi troppo lunghi e c'è troppo autopopolo. Questo è la cosa che ci hanno inculcato in tutte le salse, in tutte le pubblicità. Liste d'attesa e autopopolo. E quindi la risoluzione di questo problema è quello che la sanità
integrativa deve in qualche maniera svolgere un ruolo di supplenza del Servizio Sanitario Nazionale in questo ruolo di produzione di prestazioni. L'idea è che il Servizio Sanitario Nazionale sia un produttore di prestazioni e che la salute si salvaguarda attraverso tante prestazioni. E se il Servizio Sanitario Nazionale non ce la fa, che qualcun altro queste prestazioni le possa erogare. Guardate che questo elemento è un elemento che fa molta presa, perché la gente è molto legata al fatto che deve fare una visita, deve fare un'indagine diagnostica e si arrabatta per cercare di farla prima possibile. Ecco, questo modello prestazionale su cui si sta sviluppando il Servizio Sanitario Nazionale e su cui sarà sempre perdente, perché è un tipo di domanda legata al mercato che non avrà mai una sua effettiva soddisfazione, è del tutto contrario all'idea della gestione delle malattie croniche in maniera moderna. Allora, l'80% dei bisogni della popolazione italiana oggi sono in larga parte legata a queste epidemie di malattie croniche, e l'80% della spesa del Servizio Sanitario Nazionale va a finire lì. Da alcuni anni ci sono delle proposte, diciamo, innovative nella gestione di malattie croniche, che sono state in larga parte recepite dal Piano Nazionale Cronicità, che sia pur con enorme ritardo è stato approvato nel 2016, quando ormai queste idee giravano dalla fine degli anni 90, ed è un piano che è larga parte inattuata, anzi quasi completamente inattuata, o parzialmente inattuato in alcune regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna, e alterato enormemente nella proposta lombarda. Però quel modello di piano, che si riassume in una piramide, io non ho portato delle slide, ho portato questa paginetta che mostra come si stratificano i bisogni delle persone con malattie croniche. Ecco, questo tipo di approccio moderno, innovativo alla gestione delle malattie croniche è assolutamente estraneo alla logica assicurativa. È completamente estraneo alla logica assicurativa. Perché? Intanto, diciamo, il 60-70-80% delle persone con malattie croniche, secondo questo modello recepito dal Piano Nazionale di Cronicità, deve essere aiutato ad autogestire la propria malattia. E quindi grossi investimenti nell'autogestione della malattia. Il secondo punto riguarda, il secondo gradino di questa piramide riguarda pazienti, diciamo quelli che sono più in basso della piramide, sono pazienti con malattie croniche, diciamo non gravi, semplici, mentre il gradino più alto sono pazienti con malattie croniche che vanno incontro a scompensi, a riacutizzazioni, complicazioni, aggravamenti. E allora in questo caso è necessaria la costituzione di team multidisciplinari basati sulle cure primarie, in cui medici, infermieri, specialisti collaborano insieme per prendersi in carico il paziente, non per dargli delle singole prestazioni, certamente anche delle prestazioni, ma la cosa fondamentale è la presa in carico del paziente per un tempo molto lungo, in cui col paziente si stabilisce un rapporto di fiducia, in cui c'è un lavoro coordinato tra vari livelli di assistenza. E infine abbiamo poi il terzo livello, quello più alto, riguarda il 3% della popolazione, che sono pazienti molto complessi, molto costosi. Allora, evidente che i sistemi assicurativi non hanno interesse a questo modello. Primo perché il welfare aziendale per tutto riguarda chi lavora e quindi non chi va, si trova in condizioni di, generalmente di una malattia cronica, spesso con una multimorbosità.
Ma perché, come diceva la professoressa Granaglia, sono pochissime, anzi, la parte di investimento assicurativo nella non autosufficienza della disabilità è limitatissima. E di questo ne abbiamo la conferma a livello internazionale. Negli Stati Uniti c'è un sistema assicurativo privato, ma quando arrivi ai 65 anni c'è Medicare, che è la più importante assicurazione pubblica americana. In Germania, per tutta questa partita della cronicità, hanno inventato un finanziamento ad hoc dell'1% del PIL, soprattutto per la parte più alta, per i non autosufficienti. In Olanda è la stessa cosa, le spese catastrofiche legate all'assistenza delle malattie prolungate e gravi, anche in questo caso non autosufficienza, è coperta da un'assicurazione nazionale finanziata attraverso la fiscalità generale. Ecco, tutto questo per dire che se noi ci affidiamo a un paradigma diverso, quello delle singole prestazioni, dove qui può, diciamo, dilagare il settore assicurativo integrativo, come si vuol chiamare, e ci richiamiamo invece a quelli che sono i veri bisogni assistenziali della popolazione, è evidente che l'assistenza integrativa sostitutiva, come si vuole, non ha alcuno spazio effettivo di presenza nel sistema sanitario italiano. Grazie. Dottoressa Violetta.